1-0 con gol di Pussetto e Berami. I bianconeri sono piaciuti, soprattutto come collettivo. Dopo la rinuncia al piano industriale per il rilancio, la famiglia Dukčević annuncia che non sono previsti fermi di produzione o blocchi delle vendite, a brevi incontri con le parti sociali. Un 65enne di Lodi, mentre tagliava legna in Varese, è stato investito da un tronco e trascinato in un pendio. Una ventina gli operatori coinvolti nel salvataggio. Al via ufficialmente sabato prossimo i saldi in regione, che sono anticipati, delle promozioni già attive in molti negozi, tutto lecito secondo Confcommercio. Buonasera a tutti, bentrovati anche in questo sabato sera all'appuntamento con l'informazione di Udinews TV, che apriamo con la bella vittoria dell'Udinese, vittoria in casa contro il Cagliari con questi 3 punti. La squadra di Davide Nicola saluta il 2018, regala sicuramente ai tifosi un buon capodanno, almeno per quanto riguarda la parte sportiva, e ovviamente ci dà l'appuntamento a gennaio, quando ripartirà il campionato. Andiamo a vedere che cosa è successo questo pomeriggio alla Dacia Arena, al servizio di Maurizio Ferrari. L'Udinese si regala un fine anno con vittoria, mettendo alle spalle il girone di andata a quota 18 con il 2-0 contro il Cagliari. Nessuna sorpresa per la squadra di Nicola, con Berami che torna in campo per la casella vuota lasciata dallo squalificato De Paul. I bianconeri entrano con il piglio di chi vuole fare propria l'intera posta. Gli ospiti di Maran trovano una rara situazione offensiva con un colpo di testa di Cerri, su cui Musso decide di non rischiare alzando sopra la traversa. Non può invece fare nulla Cragno su Nacho Pussetto, che stappa il match al minuto 39. Opoku recupera palla a Farias, lancio lungo di Strüger, stop con il petto orientato che manda fuori giri il diretto marcatore e palla incrociata all'angolino con il sinistro. Il gol carica i bianconeri. Ancora Pussetto intercetta un timido passaggio, scarico a Fofana che dal limite sfiora il 2-0. Alla ripresa del gioco dopo l'intervallo arriva subito l'episodio che indirizza definitivamente la partita. Pussetto pressa forte un ingenuo Cepitelli, gli scippa la palla e scappa via lanciandosi verso Cragno. Il difensore lo affossa, arriva Lasagna che segna, ma a gioco fermo perché il direttore di gara aveva già fischiato punizione e rosso per il capitano del Cagliari. L'Udinese, che già si era fatta preferire in parità numerica, trova al quarto d'ora il raddoppio. L'ottima azione sulla sinistra del tandem Lasagna d'Alessandro viene trasformata in assist da Pussetto per la corrente Valon Berami, che di interno destro da fuori area mette alle spalle di Cragno con una leggera deviazione dello stesso argentino. Un gol pesantissimo che scatena il boato del pubblico e raduna la squadra in un abbraccio liberatorio sotto la curva nord. I friulani sciupano la chance per la terza rete con Lasagna. L'attaccante si procura un rigore solare su fallo di Barella, porta con decisione la palla sul dischetto per la battuta personale, ma dagli 11 metri si vede respingere la conclusione dal portiere. Il VAR interviene 2 volte, ma senza incidere sul punteggio, decretando l'espulsione di Mandragora e un possibile rigore che Maresca cancella. Prima del triplice fisso c'è spazio anche per un'ultima meravigliosa conclusione di un sontuoso Fofana, a cui Cragno dice di no. L'Udinese di Nicola saluta il 2018 con il sorriso, rinfrancata da risultato e prestazione. E allora finalmente si può sorridere, l'avete visto nelle immagini di fine partita, nell'esultanza anche della tifoseria. Partita che è stata insomma piuttosto intensa, come abbiamo sentito anche nel racconto di Maurizio Ferrari, 2 gol, 2 espulsioni, il ricorso al VAR, un rigore fallito, insomma tante emozioni. Sentiamo come l'ha vissuta il mister Davide Nicola, che oggi ha colto la sua seconda vittoria sulla panchina dell'Udinese. Mister, allora, una vittoria che è arrivata al termine di una prestazione totale, le statistiche sono davvero eloquenti, la prestazione arrivata le aveva parlato di piccoli progressi, possiamo dire che c'è stata una bella accelerata nella partita di oggi, perché 26-7, una vittoria che poteva essere anche più rotonda nel punteggio, sono una duplice soddisfazione. Ma assolutamente sì, siamo contenti perché nel processo di crescita abbiamo acquisito secondo me più dimestichezza, anche velocità. Pensando meno, perché riconoscendo determinati movimenti, siamo riusciti a farli in maniera molto più efficace e quindi ci siamo sentiti più capaci. La capacità deriva dal riprovare costantemente, dal lavorare e dal mantenere un atteggiamento sempre uguale, nel senso che abbiamo fatto secondo me una gran bella partita, ma 3 punti importanti, ma noi vogliamo continuare a crescere.
È arrivata una gran bella partita, nonostante mancasse Rodrigo De Paul. Vorrei spendere con lei però anche delle parole riguardo il gol del capitano Valon Verami. È stato anche un bellissimo momento che ha coinvolto anche lei nell'esultanza, e un po' tutto il pubblico ha sospinto, insomma, Verami, che ha trovato anche un gran gol peraltro. Sì, ma lui in passato ha fatto quel ruolo con grande efficacia. In questo momento per noi era importante mantenere una capacità di giro palla con caratteristiche che erano più di Rolando in questo caso, e mantenere Valo nella possibilità di proteggere sia Larsen quando si sganciava, e oggi si doveva sganciare molto, e allo stesso tempo mantenerlo nella posizione di Barella, perché è un giocatore davvero molto qualitativo. Direi che lui sta facendo, ma lui è un'anima, nel senso che ha davvero uno spirito importante, davvero capitano, e sono contento perché erano 11 mesi che non segnava, mi pare. Genoa-Udinese. Esatto, quindi sono contento per i miei ragazzi quando arrivano a conquistare qualcosa, perché li vedo lavorare, quindi si va avanti a lavorare. E avremo modo di approfondire questa bella vittoria, anche tutti quelli che sono i temi che ci portano al futuro, al nuovo anno, nei nostri consueti appuntamenti sportivi. Domani sera i commenti con Francesco Pezzella e i suoi ospiti. Martedì invece, il primo giorno dell'anno, andremo in onda di martedì con il Tonight, proprio per tutti questi approfondimenti e tematiche sportive. Sport, in particolare calcio, di cui torneremo a parlare fra poco per raccontarvi la vittoria anche del Pordenone. Ora spazio a tutte quelle che sono le notizie di giornata, e cominciamo dalla vicenda del gruppo Kipre, noto per i prodotti Principe e Kings. Ieri la famiglia Dukčević aveva dichiarato di voler rinunciare al piano di rilancio, creando una certa preoccupazione in tutto il mondo economico regionale, ma soprattutto per i lavoratori. Oggi, poco fa, è arrivato un comunicato in cui la stessa famiglia precisa che ci saranno, certo, dai prossimi giorni gli incontri con le varie parti sociali, ma che al momento non c'è nessun fermo di produzione. Il servizio. Non sono previsti né fermi di produzione né blocchi delle vendite per il gruppo Kipre, conosciuto per i marchi Principe e Kings, ai vertici del settore dei salumi di qualità come Prosciutto di San Daniele, con sedi a Trieste e a San Daniele del Friuli, oltre che a Vicenza, nella provincia di Parma. La famiglia Dukčević conferma con una nota che sono in corso di definizione, con gli advisor incaricati, le migliori soluzioni per garantire la continuità dell'attività delle aziende e per tutelare gli interessi coinvolti, nessuno escluso. Nei prossimi giorni saranno quindi calendarizzati incontri con le parti sociali e, prosegue la nota, saranno diffuse le informazioni in un quadro di trasparenza e correttezza, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità proprie di ogni soggetto interessato. Il comunicato fa seguito all'annuncio scioccante dato ieri da Mario e Sonia Dukčević di rinuncia al progetto del piano industriale per un rilancio dell'azienda, dopo il duro periodo di crisi economica attraversato a causa del mancato sostegno economico da parte di un istituto di credito all'interno del gruppo di banche che invece inizialmente erano pronte a investire. Abbiamo sentito anche il sindaco di San Daniele, Valent, che sostanzialmente, insomma, non si aspettava questo annuncio da parte della famiglia Dukčević. Dice che ovviamente la priorità è tutelare i lavoratori, ma dice anche che il sistema San Daniele è un sistema solido. Sentiamo. C'è una notizia che arriva all'improvviso perché non avevamo nessun tipo di segnale. Ovviamente c'è un po' di preoccupazione, perché è un gruppo che qui a San Daniele occupa 130 persone, però d'altra parte c'è anche molta speranza e la convinzione di poter superare questa situazione. Avete letto anche i commenti della regione, dell'assessore Bini, che si rende subito disponibile come istituzione regionale ad incontrare la proprietà e a preparare alcune risposte. Che cosa pensa potrebbe accadere? Ma senz'altro si dovrà aprire un tavolo di confronto, come dico, con la famiglia, per tutelare in primis i lavoratori e poi la produzione. Lo stabilimento Principe e Kings sono gli stabilimenti più importanti che abbiamo a San Daniele. Il San Daniele è un sistema solido e senz'altro saprà
tamponare, dare una soluzione, una via di uscita a questa situazione che, come dico, è arrivata qui all'improvviso. Quindi ne sappiamo veramente ancora poco, e troppo poco per avere delle soluzioni e delle strade d'uscita. Ecco, lei definisce il sistema solido, ma qual è in questo momento la situazione? C'è il rischio o il sentore che anche qualcun altro potrebbe avere le stesse difficoltà finanziarie? No, non, questa sensazione non c'è. Sappiamo da imprenditori che sono stati difficilissimi per tutti gli imprenditori, per tutti i settori, e il problema vero è un problema di tipo finanziario. E c'è questa difficoltà di accedere al credito, questa difficoltà di poter ottenere nuovo credito per rilanciare quelle aziende che comunque hanno tenuto duro in 10 anni di fortissima crisi. Questo è un problema un po' generale. Oggi sulle cronache c'è il gruppo Principe, ma insomma sono situazioni che conosciamo nel piccolo anche in altri settori. Che cosa farà la Regione nel 2019 per le imprese del territorio? Ne abbiamo parlato con l'assessore alle finanze Barbara Zilli, che ha promesso più promozione e strumenti di marketing appunto per le imprese della nostra Regione, un ulteriore abbattimento dei gap fiscali rispetto a Slovenia e Austria e proroga delle concessioni demaniali. Sentiamo l'intervista. Barbara Zilli si è chiusa con la prima finanziaria della Giunta Fedriga questa iniziale avventura per il bilancio della Regione, tanti provvedimenti importanti nel 2019, che cosa avete in serbo? Beh, intanto vogliamo valorizzare le iniziative che abbiamo messo in campo con questa finanziaria, quindi l'attenzione importante che abbiamo riservato alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori di questa regione. Questo è un primo tassello perché vogliamo riportare il nostro territorio regionale ad essere competitivo non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale, considerata la sburocratizzazione di cui godono la vicina Austria e Slovenia e anche un sistema di tasse molto diverso rispetto al nostro. E quindi l'iniziativa sull'IRAP, che è un imposta che soltanto in Italia è conosciuta e per esempio in Austria e Slovenia non esiste, è un'iniziativa che vuole dare una boccata d'ossigeno per queste realtà. E poi c'è un grande lavoro che vogliamo fare nel grande arcipelago delle partecipate regionali, di queste società dirette o indirette che sono sotto il controllo della regione, in ordine alle quali vogliamo davvero completare questo lavoro, che adesso è un lavoro di studio ma che al termine del quale porterà delle risposte importanti che sottoporrò alla Giunta, perché vogliamo assolutamente tenere strategiche le società che lo sono davvero, ridare mission ad alcune di queste che oggi, a seguito dei cambiamenti derivanti normalmente dall'economia, non sono più assestate con quello che è l'esigenza del mercato, e quindi dare risposte migliori alle nostre aziende, facendole anche conoscere. E per questo ci sarà una grande campagna di informazione per le aziende, per le imprese della nostra regione, in modo tale che si possa comprendere quali sono gli strumenti che la Regione Friuli Venezia Giulia offre alle proprie imprese per investimenti, per aiuti, per sostegni. E poi c'è la grande partita relativa al demanio marittimo, al demanio idrico e al demanio quindi statale. Su questo il Governo nazionale ha un'iniziativa importante, che è quella della proroga delle concessioni. Le concessioni in Friuli Venezia Giulia scadrebbero nel 2020, anche da questo punto di vista accogliamo con favore l'iniziativa governativa e confidiamo che possa essere un ulteriore elemento di crescita per coloro i quali hanno le concessioni balneari e vogliono continuare ad investire nei nostri territori per rendere le nostre spiagge più attrattive nel panorama del nostro mare, che è uno dei mari più belli d'Europa. Facciamo il riassunto dei principali fatti di cronaca di giornata nelle nostre flash news a cura di Francesca Santoro. In apertura c'è la vicenda di un boscaiolo travolto da un tronco in Val Resia. Un 65enne di Lodi è rimasto gravemente ferito in Val Resia sotto le pendici del Monte Sart, non lontano da Coritis, mentre faceva legna a circa 1100 metri di altitudine. L'uomo è stato travolto da un tronco e trascinato in un declivio per 6 metri, fermando la sua corsa poco sopra la strada sul limitare di un bosco di faggi. Il boscaiolo ha riportato una ferita importante a una gamba, è stato stabilizzato e medicato sul posto per essere poi elitrasportato a Udine. La stazione di Moggio Udinese del soccorso alpino è intervenuta con 7 tecnici, insieme ai soccorritori della Guardia di Finanza e all'ambulanza di Gemona e ai vigili del fuoco, per un totale di una ventina di operatori.
Nell'ambito dei controlli in Borgo Stazione a Udine, in via Roma, le volanti della questura hanno notato un 24enne afghano noto alle forze dell'ordine perché è destinatario di un divieto di ritorno nel territorio comunale. Fermato dagli agenti, il giovane, con mossa fulminea, ha gettato a terra una barretta di 9 grammi di hashish spezzettata. È scattata quindi la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio, oltre che per inosservanza del divieto di ritorno. Ha riportato una frattura alla tibia dopo una caduta un cacciatore di 44 anni imbattuto insieme a un compagno nei boschi in località Samatorza, in comune di Sgonico. La stazione di Trieste del soccorso alpino e speleologico è accorsa alle 9 con 4 tecnici insieme ai sanitari dell'ambulanza. Il suo compagno di battuta è andato incontro ai soccorritori, attendendoli in prossimità della strada per poi condurli sul luogo della caduta in mezz'ora di cammino, vicino al confine sloveno, in una zona di bosco fitto. A recuperare il ferito è stato l'elisoccorso dopo che tecnici e sanitari lo hanno imbarellato, conducendolo a piedi in una radura data al trasbordo sul velivolo. Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile veglieranno sulla sicurezza dei partecipanti alla festa di Capodanno in Piazza Vittoria a Gorizia. Le forze dell'ordine non solo si occuperanno della prevenzione di furti o altri reati, ma anche del prefiltraggio dei presenti per impedire l'introduzione di oggetti contundenti, strumenti atti a offendere, bombolette di spray al peperoncino o di gas nebulizzati, oltre che di fuochi artificiali, giocattoli pirici e materie esplodenti in generale. Abbiamo sentito questa notizia relativa al Capodanno a Gorizia ed è proprio lo spray al peperoncino, il bandito, l'elemento bandito numero uno da tutte, più o meno tutte le feste di Capodanno nelle principali piazze italiane. Ovviamente, soprattutto dopo quello che è successo nella discoteca di Corinaldo, lo spray al peperoncino diventa sorvegliato speciale. Bandito e quindi vietato a Torino, dove ovviamente le misure di sicurezza sono altissime, vista l'esperienza drammatica di Piazza San Carlo nello scorso 3 giugno 2017, bandito anche a Venezia, dove i trasgressori pagheranno multe da 25 a 500 euro. Stessa cosa vale anche a Bologna. In controtendenza, pensate, Roma, dove tra le misure per il Capodanno sicuro non ci sarà il divieto per le bombolette, che, ha spiegato la sindaco Raggi, le donne utilizzano per difendersi e hanno consentito a tante ragazze di salvarsi, quindi ha motivato così questa decisione. Ovviamente osservata comunque speciale Roma, la zona circostante al Circo Massimo, dove sono in arrivo 40.000 persone, sarà delimitata da transenne, massima sicurezza e massima attenzione antiterrorismo anche a Milano, dove è previsto per Capodanno il concerto di Francesco Gabbani. Così, insomma, l'Italia con tante misure di sicurezza si prepara a vivere il Capodanno. Ora invece facciamo un salto, andiamo a sbirciare che cosa succede alla Camera. Queste sono le immagini che si riferiscono all'ennesima bagarre. Stiamo parlando dei deputati di Forza Italia che hanno indossato delle pettorine azzurre con scritte "giù le mani dal no profit e basta tasse". Lo vedete nelle immagini quello che è successo e che ha portato il presidente della Camera Roberto Fico a sospendere la seduta per 5 minuti. Fico ha chiesto ai commessi di intervenire, poi ha sospeso la seduta. I deputati azzurri con ancora indosso le pettorine sono poi stati accompagnati fuori dall'aula dai commessi. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia che il governo ha posto sulla manovra hanno avuto inizio alle 17. Mentre la chiama sulla fiducia è iniziata alle 18.30. I capigruppo di Montecitorio hanno deciso che dopo il voto sulla fiducia l'Aula continuerà a votare fino alle 24 per esaminare i 244 ordini del giorno presentati sul testo. La seduta riprenderà poi alle 9 di domani mattina.
Questo dunque è quello che è successo oggi e sulla manovra, sui voti, sulla fiducia, su tutto quello che sta succedendo in questi concitati giorni. Abbiamo chiesto un parere a Tatiana Reutz. Oggi è il giorno dunque del voto della fiducia alla manovra alla Camera. Ieri la rissa, anche in Senato, insomma, la situazione non è stata semplice. No, non è stata per niente semplice, perché è venuta meno quella che è la democrazia parlamentare, e questo è gravissimo, perché far votare un testo che non abbiamo avuto il modo di leggere, di studiare, di discutere, ma lo abbiamo discusso soltanto attraverso sentito dire o attraverso quello che è apparso sui giornali, questo è un gravissimo attentato alla democrazia. Quindi noi, gruppo del Partito Democratico, abbiamo abbandonato l'aula e il Senato prima del voto, unanimemente. Si è poi ricorso anche a un appello alla Corte Costituzionale, vediamo come si svolgerà questa protesta e questo iter ulteriore. PD oggi ha organizzato una manifestazione fuori dalla Camera. Oggi c'è una manifestazione fuori dalla Camera, noi siamo qui a discutere su altre cose, ma ovviamente credo che è giusto che si scenda in piazza e si faccia sentire la propria voce. Rispetto comunque alla rissa che c'è stata ieri alla Camera. Io sono sempre contraria quando i toni diventano troppo accesi, perché ho grande rispetto sia dell'aula del Senato sia dell'aula della Camera. Quelle sono luoghi sacri dove si è scritta la Costituzione, dove è nata la Repubblica, ma capisco che quando le cose precipitano, insomma, gli animi si riscaldano un po' troppo. Lasciamo Roma e torniamo in regione per parlare di qualcosa di più leggero. Manca una settimana alla partenza ufficiale dei saldi, ma insomma ve ne sarete accorti, già in molti negozi si attuano promozioni o sconti speciali. Allora abbiamo chiesto un po' alla gente che passeggiava in centro a Udine se sta già approfittando di queste promozioni. Comprerà degli abiti per il cenone di Capodanno? Preferisce aspettare i saldi? Come si orienterà? Ho visto tante offerte, ma sinceramente preferisco aspettare i saldi. Darò comunque un'occhiata, non si sa mai, perché ho visto che ci sono degli sconti tra il 20 e il 30%, quindi se c'è qualcosina di interessante, infatti sto aspettando un'amica per andare a vedere. Come si orienterà per esempio per il cenone? Acquisterà qualche abito o aspetta i saldi? Io penso che indosserò qualche abito, assolutamente sì, è una cosa che merita, insomma. Acquistato per l'occasione? Sì, penso di sì. Non aspetterai i saldi? Credo di no, anche perché vedo che comunque già tante cose sono in saldo. Mi divertirò a cercare. Ho già fatto acquisti, però farò comunque degli acquisti a gennaio. Aspetterò i saldi sicuramente. Ci sono dei negozi che stanno già proponendo dei prezzi ribassati? Certamente, infatti mando in avanscoperta mia moglie, che poi mi dice. Acquisterà un abito o aspetterà i saldi? No, quest'anno si va a casa. In genere comunque aspetta i saldi o approfitta? Aspetta i saldi, sì. Sì, sì. Sono diversi negozi che propongono vendite promozionali. Sì, sì, via Mercato Vecchio ce ne sono tanti. Come considera questa situazione? Bene, benissimo. Lei acquisterà un abito per Capodanno? Penso proprio di sì. Quindi non aspetterà i saldi? No, mi sa di no, per Capodanno no, poi faccio dopo per i saldi. Ci sono diversi negozi che propongono già promozioni? Sì, ho visto che ce ne sono parecchi che hanno già lo sconto del 20 e del 30%, sì, sicuramente approfitto. Sì, ho già visto qualche promozione in sì, qualche negozi. Comunque meglio aspetto saldi, così ha più scelta. Esatto. Io generalmente acquisto nel momento in cui ho bisogno delle cose, quindi saldi o non saldi. Saldi, quando c'è bisogno si acquista. Per questo Capodanno è a posto per il cenone? Sì, a postissimo. Auguri. A lei, arrivederci. E per quanto riguarda questi saldi anticipati o promozioni a ridosso dei saldi, per quanto riguarda proprio la loro legittimità, abbiamo chiesto un parere al presidente mandamentale di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavanna. Come ogni anno succedono queste cose, degli scamottaggi che con delle frasi diverse, quasi tutti, forse tutti quanti, invitano i clienti ad andare nei negozi dove troveranno già i saldi prima della data decisa a livello regionale. Sono in regola o non sono in regola? Questa è la domanda che facciamo tutti. Purtroppo si possono fare questi tipi di promozioni senza nominare magari la parola saldi.
Infatti, se vedete le promozioni che sono fuori prima della data destinata, predestinata dei saldi, non c'è scritto saldi, ma sono delle promozioni spot, delle cose che magari non hanno a che vedere con la parola saldi, e quindi nessuno può dire niente. Sicuramente bisogna intervenire, e da qualche anno che ne parliamo a livello regionale, anche con presidenti Confcommercio regionale, ma a tutt'oggi ancora non si è deciso niente. È una cosa che bisogna però vederla e metterla in chiaro su tutta la regione, perché così non si può andare avanti. Quello che praticamente ne soccombe di più, ecco, diciamo così, è il piccolo commerciante, che con la struttura più piccola, di fronte a certe situazioni più importanti, paga dazio, ecco. Rispetto a queste promozioni pre-saldi e saldi che sono in arrivo, 2 o 3 consigli principali che anche quest'anno se la sente di dare ai nostri telespettatori? Beh, assolutamente stare molto attenti dove si va a acquistare. Sul discorso, la solita prassi, diciamo, che noi consigliamo sul discorso del doppio prezzo, il prezzo di listino e il prezzo di saldo, e assolutamente verificare che la merceologia, la merce che noi andiamo ad acquistare sia di prima scelta e quindi anche conforme a quello che sono le normative dello stesso del commercio, quindi le normative che quando non ci sono i saldi, ma anche quando ci sono i saldi, sono sempre quelle. Comunque, insomma, in regione mi sembra che fenomeni strani anche gli anni passati non sono accaduti, quindi stiamo andando avanti bene. Centro di Udine oggi non solo affollato da chi ha approfittato di questa bella giornata per fare una passeggiata e fare magari anche degli acquisti, come abbiamo sentito nelle interviste di Monica Nardini, ma c'erano anche i podisti che hanno partecipato alla 6ª edizione della Corsa dell'Angelo, promossa per la prima volta nel periodo delle festività natalizie invece che in estate. Vediamo com'è andata. Dai ragazzi top runner, passando per gli amatori, hanno raggiunto quota 400 i partecipanti alla Corsa dell'Angelo. La manifestazione è nata come erede del giro podistico Città di Udine, disputata nella sua 6ª edizione per la prima volta nel periodo natalizio, invece che a giugno. Il centro cittadino udinese è stato così invaso dagli appassionati di corsa di tutta la regione e non solo, in quella che è stata una festa dello sport a tutti gli effetti, con Piazza Libertà come quartier generale. Tantissimi partecipanti, siamo arrivati a circa 400 atleti agonisti, abbiamo avuto una 60ina di ragazzi sotto i 18 anni, partendo dai 6 anni con le categorie esordienti, i quali ci siamo un pochettino dedicati nel farli correre a titolo gratuito, perché crediamo molto nello sport come fenomeno educativo e tutto quello che è l'aspetto di solidarietà e sociale. Lo sport è qualcosa di particolarmente importante e ci teniamo che un veicolo quale l'atletica, il podismo sulla strada all'interno del centro storico di Udine dia un significato ancora più importante in questo periodo. Si viene da quella scia che si chiama Staffetta 24 per un'ora di Teleton Udine, che ha mosso circa 15.000 persone e 1.600 ragazzi delle scuole, e noi continuiamo questa scia attraverso questa manifestazione, ma ce ne saranno altrettante comunque, perché il territorio regionale offre grandissimo sport. E chiudiamo parlando ancora di sport, così come abbiamo aperto in apertura la bella vittoria dell'Udinese che ha chiuso il girone d'andata di Serie A, in chiusura invece la bella vittoria del Pordenone che ha aperto così con ancora 3 punti il suo girone di ritorno. Vittoria ottenuta in trasferta a Fano. Una vittoria, diciamo così, cinica, perché ci sono state poche occasioni da gol, ma il Pordenone è riuscito a far sua la partita nel finale. 8 minuti dalla fine in vantaggio con Semenzato, che ricevuto da Ciuria insaccato a porta vuota su respinta difettosa di Sarri, in pieno recupero al 94esimo poi, con il Fano proteso in avanti alla ricerca del pareggio, è arrivato il più classico dei gol in contropiede con Magnaghi. Eccolo qui, andiamo a vedere il gol del 2-0 del Pordenone, che apre, complice anche ovviamente il portiere avversario, che apre nel migliore dei modi il girone di ritorno della capolista della Serie C, Pordenone. Soddisfatto ovviamente mister Tesser, il Pordenone sta viaggiando davvero con un'ottima media punti.
Ha vinto tra l'altro anche la Triestina oggi in trasferta a Pesaro con una rete di Maracchi segnata al 45esimo, quindi hanno vinto tutte le squadre professionistiche del calcio regionale. È stata un'ottima giornata per lo sport. E allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.